Allora, premetto una cosa, a me non mi fa impazzire Final Fantasy, ma questo titolo che ho trovato è un titolo che si discosta parecchio da quello che conosco della saga di Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy, per PlayStation Portable. Se dobbiamo capire la trama, beh, vi dico che questo non è il pezzo forte del gioco. Ci sono due divinità contrapposte, i cui poteri, una volta che sono equilibrati, si spostano verso una fazione, ovviamente quella di Chaos, fiammeggiante dio della discordia. Noi dobbiamo impersonare i 10 guerrieri che la dea dell'armonia Cosmos ha richiamato al suo cospetto per fermare il solito cattivone di turno. Una storia semplice. Lo vediamo ovviamente la grafica, come la tradizione. Allora, sul lato visivo il gioco devo dire che non si presenta male, perché le ambientazioni, come notate, sono fatte tutte in 3D. Un 3D veramente ben fatto, diciamo ben dettagliato, ben pulite le texture, e noto anche addirittura che gli effetti di luce e ombra sono fatti veramente bene, ma anche i personaggi. Mamma mia, ci sono quasi tutti quelli che abbiamo amato delle saghe precedenti, e li hanno resi molto più dettagliati e più morbidi. Siamo quasi ai livelli dell'ottimo Kingdom Hearts Birth by Sleep per PSP. E noto che le animazioni sono fatte anche veramente bene. Insomma, graficamente il gioco è ancora oggi una bella gioia per gli occhi. Fa a gara con il titolo di Kingdom Hearts, che da guarda caso è stato fatto dalla stessa Square Enix. I can take you on if you wish. Sonoro, devo dire che abbiamo gli effetti sonori che sono ben congegnati, adatti a questo tipo di gioco. Poi abbiamo anche musiche di sottofondo che cercano ovviamente di seguire molto quello che abbiamo sentito nei precedenti giochi di Final Fantasy, un misto tra l'epico e il magico. E poi c'è anche un buon doppiaggio in lingua giapponese. Let us hurry. The fighting is far from over. We must win, or there is no future for us. Ed ecco la parte più importante, la giocabilità. Dissidia Final Fantasy, cos'è? Se pensate che sia soltanto un RPG, come avete immaginato, no. È un picchiaduro con gli elementi RPG. Ma sapete qual è il bello? Che voi scegliete uno dei personaggi che vi vengono proposti, e niente, bisogna semplicemente andare in giro a fare le nostre missioni, ma il nostro gioco agisce in tante situazioni come un picchiaduro. Mi ricorda tantissimo Samurai Showdown RPG, solo che quello là era più RPG che picchiaduro, ma questo è più picchiaduro, e devo dire che è veramente frenetico, bello ritmato, e sicuramente non vi farà dimenticare il fatto che questo è un degno capitolo della saga di Final Fantasy. Certo, non a tutti può piacere questo tipo di genere beat'em up, però dal mio punto di vista ritengo che sia un titolo che vale veramente quanto una PSP. Se avevamo già l'ottimo Kingdom Hearts, poi abbiamo il Crisis Core Final Fantasy, poi abbiamo anche i Monster Hunter. Questo è un titolo che fa vedere che la PSP è una console che vale tanto. Certo, non aveva un parte con un trito come il DS, ma aveva titoli di qualità. Ci vediamo al prossimo video! What? This can't be. That was underwhelming.
What do you see in this fight? Let us start. No mercy. Time to part. Farewell. Here. No escape! Here.